Allora, professoressa, buongiorno. Che cosa sta accadendo in questa splendida location? Spiegamelo un po' a chi ci segue. Ok, buongiorno a tutti. Stamattina noi stiamo partecipando ad un'altra tappa del progetto L'itinerario Michele Sovente. E il nostro istituto, il liceo Lucio Anneo Seneca di Bacoli, è stato inserito in questo progetto patrocinato dal comune di Monte di Procida, che prevederà poi un evento finale, il festival, che si terrà più o meno verso la fine di settembre, in cui sarà istituito il premio letterario Michele Sovente. Questa mattina i nostri allievi delle classi quarte del nostro istituto presenteranno i lavori che hanno realizzato all'interno del loro PCTO, che è il progetto per le competenze e l'orientamento, e hanno realizzato dei bellissimi lavori sempre riguardanti il poeta Michele Sovente. Siamo partiti con la rappresentazione teatrale che ha visto coinvolte la classe quarta B del liceo tradizionale. Poi a seguire stanno presentando il lavoro i ragazzi del liceo linguistico, e finiranno i ragazzi del scienze applicate, del liceo scienze applicate. Hanno realizzato siti web, brochure, eccola qui la brochure con la realizzazione appunto dell'itinerario Michele Sovente nelle tre lingue straniere, inglese, francese e spagnolo. Inoltre i ragazzi invece di scienze applicate hanno realizzato dei video, un sito vero e proprio visitabile sul nostro sito della scuola, e a questo proposito lascio la parola all'allievo in modo che può ben spiegare che cosa hanno fatto. Prego. Allora, noi ragazzi del liceo scientifico scienze applicate abbiamo realizzato due siti web. Uno, sono inserite appunto le opere tradotte dal liceo linguistico, tradotte diciamo in tutte e quattro le lingue, le tre lingue straniere, quindi inglese, francese e spagnolo, ed inoltre in italiano ovviamente. Inoltre abbiamo realizzato un altro sito web in cui noi presentiamo, che è una web TV, in cui presentiamo sia diciamo approfondimenti sulla vita di Sovente, ma anche appunto aggiornamenti come un vero e proprio giornale per online sulla vita all'interno della scuola. Tutto ciò è stato realizzato non solo come per un fine a se stesso, cioè quello di svolgere il PCTO, ma anche per far conoscere Michele Sovente sia in tutte le scuole elementari, medie, anche dei licei della zona dei Campi Flegrei, ma si spera anche poi a livello nazionale. E ti faccio una domanda: l'avete conosciuto Michele Sovente attraverso questo lavoro? Che cosa ne portate a casa? Assolutamente sì, perché comunque è un personaggio della nostra zona, noi siamo molto vicini alla sua dimora, e comunque siamo riusciti a coglierne la sua anima, alla fine ciò che lui voleva raccontare veramente nelle sue poesie. Con il comune di Monte di Procida, Dina Stella, questa mattina i ragazzi hanno ricordato Michele Sovente, un percorso per portare avanti l'idea di Michele Sovente e per tramandarla anche, no? Siamo qui in un luogo che è comunque simbolico, così come ci siamo visti l'ultima volta nell'appuntamento in cui abbiamo presentato il murales dedicato al poeta. E Cappella era amatissima da Michele Sovente, e quindi questa è una tappa che ci porterà poi, insieme ai ragazzi anche, a ripercorrere la vita e le opere del poeta fino a settembre. E settembre 2022, l'anno in cui ci siamo riproposti con una delibera di indirizzo del 2021 commemorare Sovente, ma soprattutto farlo conoscere, diffondere la sua opera, e quale cosa migliore che il coinvolgimento del liceo Seneca. Io ringrazio la dirigente e tutti quanti i docenti, anche gli allievi, le famiglie, perché abbiamo adesso la dimostrazione di come possa essere mantenuta viva l'opera di chi ha vissuto questo territorio attraverso i più giovani.